Allora, dovremmo essere live. Dovremmo esserci. Non lo so. Non ne sono sicuro. Ancora non sono abbastanza ganzo da poter mettere la chat dove sono. Allora. Quando c'è un po' di gente iniziamo a parlare direttamente. Non so neanche se si sente perché non è che ne sono così sicuro. Vediamo col mio cellulone. Non mi dà neanche quante persone sono, zero viewers. Non so neanche se, vediamo se mi si vede. Twitch TV. Twitch. Dove sono io? Non mi trovo. Potrei andarci col PC, ma sono figo e faccio così. Ok, mi dà nessun video. Bene. Posso andare col mio Twitter? Teoricamente aver fatto il... ha twittato. Vediamo se funziona, se si sente l'audio più che altro. Già funziona. Si sente l'audio? Si sente l'audio, si sente l'audio, sembrerebbe di no. Almeno... mi sa che non si sente una mazza. Boia. Ah, poi tappo tu mute. Coglione. Pirla che sono. Ero mutato. Ok. Si sente tutto. Se avete domande cattivane iniziate a fare quando c'è un po' di gente. Magari parliamo anche del problema. Adesso sto provando. Sto provando onestamente a vedere se posso streamare dei giochi. Quel puntino rosso che voi non vedete, che vedo io, che mi dice che sto registrando, è abbastanza rompicoglioni. Abbastanza, eh. Go fishing. Minchie. Cuore è successo. Non so cosa sia sto beep. Oh, una cosa importante. Devo togliere l'audio dal mio computer perché sennò fa un bordello. Ok, teoricamente adesso dovrebbe rompere meno le palle. Potrei anche abbassare un pochettino l'audio del gioco, alzare, tenere l'alto l'audio della chat. Tutto esperimenti, ragazzi, tutto esperimenti, eh. Non è, a parte che questo gioco non ha, guarda, che occhiali da ganzo. I pesci. Questo gioco è una figata. Questo ovviamente è tutta una fotografia. Fiu 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 fiu. Mi attacco le rocce se... no. Non so dove... ah, sono in India. Questa è l'India. Posso tirare i gabbiani? O sono i pesci? Io non ho altre esche se non questa. Infatti non è neanche ideale, che sono tutti gialli, non sono verdi, sono rossi. Ma com'è che si faceva già? Così. Porco Dio, che pacco dato. Ops, non potrebbe stagnare. Cosa ho fatto? Ok. Che pacco dato al mio microfono. Aspetta che mi allontano un pochettino dal microfono. Allora, parliamo anche pesco un pesce e poi parliamo di Facebook e dell'Oculus. Dai, a bocchi. Cazzo, che stronzone che sei. Guarda il realismo. Il realismo. Ah, quello è bellissimo. Dai, c'è una sardina. Allora lotti un pochettino. Dai, sei un metro, perché non ti muori? Aspetta, non si muove neanche, non lo lotta neanche. Grazie. Lo posso o buttare e prendere un po' di esperienza o tenere un po' di soldi.
Lo butto che mi serve esperienza, perché i soldi non me ne faccio un cazzo, visto che non mi fa comprare nulla se non... se non... mi guardo dalla finestra. E quella casa è quella casa è solo a metà. Praticamente metà è costruita, di là c'è una scala. Che bello, che marino. Ok, vediamo se avete fatto qualche domanda, qualcosa. Non c'è domanda niente, però andiamo comunque avanti. Allora, parliamo un attimino, come dicevamo, voglio fare un video lunghissimo, di Facebook. Per usare questo, che è l'Oculus 2, un gioiellino, mi piace un sacco a livello di definizione, adesso farò un video review fatto un po' meglio, perché l'altra volta ho solamente parlato... Ma perché tutte le volte mi toglie... Ah no. Come si toglie Chrome? Ho fatto la mi sono fatto la selfie tra le rocce, ma però lui è qui. Come si dice? Allora, facciamo una chiacchierata mentre peschiamo, rilassante. Allora, farò una review approfondita sul Oculus, ma prima di farla, minchia, è una sardina questa, prima di farla parliamo un attimo della cosa importante che è un po' sulla bocca di tutti, tutti quelli che hanno un visore, cioè il fatto che per usufruire dell'Oculus 2, grazie Stitch, thank you, per usufruire dell'Oculus 2 devi obbligatoriamente fare un'iscrizione a Facebook, praticamente agganciare il tuo Facebook a... Guarda come vengono tutti insieme. Cioè, di avvocato senza pesce si mette un secondo, col pesce si mette 6 anni. Dai, su. Minchia, è stato lontano. Col minimo sforzo. E praticamente con... sei obbligato ad agganciare il tuo Facebook a Oculus. Prima con l'Oculus 1 potevi fare un account Oculus o l'account Facebook. Invece con praticamente il 2 sei obbligato a fare quello di Facebook e basta. Chi ha invece il vecchio account, questo non mi ricordo, non ho capito bene, l'ho subito passato, però chi ha il vecchio account di figa, non abbocca niente, il vecchio account di Oculus con il primo Oculus può tenersi quello per i prossimi 2 anni, fino al 2022. Poi anche lui è obbligato a cambiarlo. Ma chi ha l'Oculus 2 invece deve per forza fare Facebook. E molti storgono il naso, anche giustamente, perché nel passato Oculus è stato poco chiara, poco trasparente su quello che fa con i nostri dati, la nostra privacy, eccetera. Dati venduti o rubati dalla Cina e tanti cazzo. Figli di puttana. Perciò il fatto che molti non si fidino, hanno ragione. Però diciamo questo, Facebook ti dà un visore ad un prezzo molto più basso della concorrenza, a un prezzo molto più basso di quello che vale, perché questo visore qui, ragazzi, si può dire quello che vuole, ma dovrebbe costare di più, e non $299, e non c'è un motivo €320 quando certamente è 1 a 1 la passaggio. Invece su questo caso è diventato un pochettino più in euro, forse per le tasse, non si sa, però è così. E c'è questa cosa che come si dice, molti non vogliono fare l'account Facebook, l'hanno tolto, non l'hanno usato. Io prima che ci sapevo già di questa cosa, prima di acquistarlo, io non ho problemi, io lo uso anche per lavoro l'account Facebook, perciò non ho avuto problemi ad abbinare il mio account e passare totalmente il mio account Oculus a Facebook, non ho avuto assolutamente problemi, però capisco che invece possa averli. Funziona tutto bene? Non vedo niente. Capisco che invece possa avere problemi, è una cosa che ci sta. Inizialmente io pensai, vabbè, quando che c'è un cazzino, infatti era così, su. Oh, così. Questo non lo tengo, prendo un po' di soldi. Passiamo allo stage 2. Come si fa?
E perciò ho detto che beh, basta farci un account fasullo, come praticamente. Oh, che bello! Oh, qui mi ricordo quando pescavo il porto di Rimini. Beh, Rimini non è che era così. Non è proprio così, però comunque su quei sui puntini in marmo. Aia, aia, non l'ho fatto apposta. Mi sono. Quindi devo spostarmi, continuo a prendere la scrivania. Capisco chi non lo voglia fare perché, come si dice, perché comunque privacy, cazzi vari. Io dissi quando prima di passare a sapere le ultime informazioni che uscisse il prodotto e tutto, vabbè, basta un attimino fare un account fasullo, fare una di quelle email che muore dopo un giorno. Lo fai fasullo e vaffanculo. Invece no, visto che. Minchia. Oh, cos'è questo pezzino qui? Release, piccolino. Prima di uscire, Facebook disse che avrebbe onestamente, come si dice, fatto la guerra a chi lo fa fasullo. Molti pensavano che scherzavano, e invece hanno fatto controllo e tappeto e hanno già bannato una marea di gente. E bannare la gente da qui vuol dire che hai un fermacarte bianco sulla scrivania, perché senza l'account, senza la sincronizzazione tra lui e comunque l'account Facebook, te non usi l'Oculus. Perciò è essenziale avere. Oh, che bello che è questo! È essenziale averlo, perciò molti si sono trovati adesso bannati tutto. Perciò no, cioè non potete fare un account fasullo, dovete fare l'account vostro. Poi io dico questo, il fare l'account Facebook non vuol dire che, come si dice, non vuol dire che, ho capito, se rimane troppo nell'azzurro si slama. Oh, che bello! Ciao! È Capodanno? Chi va troppo nell'azzurro, chi fa l'account fasullo, che cazzo sto dicendo? Non riesco a giocare e parlare, sono un handicappato. Ho un altro, che bello, bellissimo. Mi serve, sembra un po' l'altro, invece è una razza diversa. Dai. Così abboccavano prima, vedi? Chi fa l'account fasullo invece viene bannato tutto, perciò non si può fare, non è una cosa. Minchia. È una cosa che non si può fare e ce ne facciamo una ragione. Però dico, sì, è quello che dicevo, ho perso il filo del discorso. Se fate un account Facebook, fatelo anche dal vostro computer di un altro, quello che fate le vostre verifiche. Che mi sa che Facebook adesso vuole tre verifiche, se state pronti a farle, non è che vuol dire che poi voi dovete usare l'account Facebook di continuo, potete attivarlo e utilizzarlo solamente quando. Per attivare questo, poi non è che dovete postare foto, dire dove siete e fare tante cose, cioè non è che questa cosa qui è obbligatoria, potete scegliere di farla, potete scegliere di non farla. Posso fare così? Di non farla, diciamo che la vostra privacy sì, ok, avranno il vostro nome, avranno il vostro indirizzo, però se non fate foto, se non parlate, se non fate cazzi, non è che hanno più di tante informazioni. Perciò è una cosa che si potrebbe fare. Niente da dire? È una cosa che potete fare comunque. Però capisco che per molti è un problema. So che per molti è una cosa che pesa, capisco, però è questo, fate questo, che Oculus quando ha fatto questa scelta di fare come si dice, un sistema così economico, l'ha fatto anche con l'idea di integrare su Facebook. E devo anche dire che fare, come si dice, se dovevate fare il vostro account sul sito dell'Oculus, come era prima, è la stessa compagnia, ragazzi, perciò non pensate che
i vostri dati, se erano con Oculus, con l'account Oculus erano salvi, se sono in un account Facebook non lo sono. È la stessa identica compagnia, perciò non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Perciò non so, nel senso, non so, magari ditemi voi cosa ne pensate, se è un deal break, perché molti dicevano, ecco, adesso non devo più usare Oculus, c'è l'account Oculus, ciao ciao, compro un altro visore. Cioè, bravo, però non è che se prima l'account era in Oculus, i vostri dati erano salvi e adesso non sono più, comunque hanno la vostra carta di credito o PayPal che sia registrato, perché tanto gli acquisti sullo store li dovete fare per forza, perciò se i vostri dati servono comunque, perciò non cambia assolutamente nulla da che parte sia il colore. Beh, è un problema relativo, perché se Oculus avesse detto, anzi Facebook avesse detto, ok, fatevi il vostro account solo Oculus, non c'è problema, però vogliamo la verifica in ogni caso per la questione dei minori che giocano, ci sono giochi con tipo il gioco del poker, perciò non vogliamo che facciano giochi d'azzardo sia con che senza soldi veri, ma non si può fare i giochi d'azzardo così, vogliamo le verifiche anche per bannare, per la sicurezza, per i pedofili, quel cazzo che vi pare, lo potevano giustificare come volevano e vi davano comunque le tre verifiche, perciò mandargli un documento, i vostri dettagli, i vostri, tutto quello che possono volere. Tutto quello che possono volere lo potevano richiedere, e se fosse stato tramite Oculus nessuno avrebbe rotto il cazzo, e invece tramite Facebook, perché adesso Facebook vuole anche giustamente rinchiudere tutto in un unico account senza fare due account diversi, due registri diversi, che sicuramente sono anche soldi che gli chiedono di più, che vanno a spendere di più, e per questo chiedono il doppio, come si dice, il doppio chiedono che i vostri dati vanno qui, però ripeto, se erano su Facebook, su Oculus, nessuno avrebbe rotto i coglioni, o comunque non più di tanto. Il casino invece è quello che non con Facebook. Io fortunatamente non ho questo problema, perché ripeto, ho il mio Facebook, lo uso anche perché abito all'estero, per parlare con i miei genitori, con la mia famiglia, con i miei amici, per rimanere in contatto. Dai, quello grosso, su! Dai, figlio di merda! Non so quale sia. Oh, è quello grosso, ragazzi, è quello grosso. Per rimanere anche in contatto con la mia famiglia così, perciò io non ho avuto problemi. Non è che io faccio questa cosa, non è che mi frega se... Oh, non è che mi frega più di tanto se Facebook sa che gioco... che mi piace il pesce. Sa, suona malissimo così. Under the Moonlight, direi di no. Non era grosso, la piccola. Il grosso è quello di Rio, se non è quello di quale grosso, no? Perché è un po' rosso, minchia, proprio mancato di me, non ci credo, no? Vedi che è quello grosso? Penso per me non lo vedi, però per me peraltro può essere un deal breaker, non so con voi, ditemi voi nei commenti, nella chat magari, se qualcuno è connesso, vaffanculo. Per leggere la chat da qui sotto. Iceport è il gioco di Sanpei. Sì, un po' Sanpei, un po' moderno. Porca troia, ho perso. Riproviamoci. C'è un modo. Questa, ragazzi, è la mia prima streamata con il visore, perciò scusatemi se non leggo la chat perché non la vedo, perché ho il visore. Però so che c'è un modo che ho visto fare da alcuni streamers, che se io faccio così con la manina, non so se mi vedete dalla telecamera, fai così con la manina, tipo qua, dalla canna da pesca, e c'è modo di che mi compare la chat nel polsino, tipo, cazzo so, tipo un pop-up sul polsino, che è una figata, così posso leggere la chat velocemente, qui mentre gioco posso fare così con la testa, leggere la chat e rispondervi, e invece di togliermi il... poi lo perdo un po', invece di togliermi tutte le volte comunque cercare di guardare sotto il visore, ci dovrebbe essere questo modo. Dai, dai, dai,
Questa è bella. Ah. 27 o 32? Voglio più di sonno. Mi un attimino, come si dice? Mi. Poi. Allora, come ho fatto ad appoggiarla nelle. Qui nel coso? Come ho fatto? Come ho fatto? Non lo so. Oh, c'era un altro rosso lì. C'è te. Mancato in un modo allucinante. Dai, so che la vuoi, so che la vuoi. Secondo me è un deal breaker, perciò per alcuni può esserlo. Per me non lo è. Capisco che può esserlo, però per me la cosa è anche un pelino esagerata. Perché ripeto, te puoi farti il tuo account Facebook, non usarlo mai, farlo solo per la verifica e poi mandarli a fare in culo. Non dico disabilitarlo, se no vi staccano anche l'account qui dell'Oculus, perciò non potete più utilizzarlo. Ah, coglione, potete lasciarlo. Non potete più utilizzarlo, però comunque non è che vi obbligano ad usarlo di continuo, no? Non è che vi danno questo obbligo qui. Questo è bello. Però sì, ragazzi, se avevate l'idea di comprare... Oh, come lo perdo? Se avevate l'idea di comprare l'Oculus 2, o magari anche l'1, visto che adesso anche con l'1 per i nuovi utenti che chiedono Facebook per forza, e fare un Facebook fasullo, sappiate che vi bannano. Magari non vi banneranno oggi, non domani, non tra settimana, ma magari tra 6 mesi, quando avete comprato. Bello. Carpina. Quando avrete comprato magari 10 giochi e avete speso magari 200 euro in giochi, magari qui sono 15-20 euro per gioco, perciò non è che alcuni qualche euro. Questo qui costa un cazzo, praticamente costa pochissimo. Non so cosa ho fatto. Questo qui costa pochissimo. Magari sì, magari comunque spendete 100-200 euro, magari 500 euro se avete comprato tutti i giochi, perché magari passa un anno, vi bannano perché avete fatto un account fasullo, un account finto. Cosa vuol dire così? Cambia la foto, ancora quella del primo le conosco. Ah, beh, mi dice così, è preso bene in bocca. Quindi si incazza. Ma c'era uno con il nodo prima, non ho capito quello, si stava annodando. Questa cosa non l'ho capita. E tra l'altro magari ce l'avete e vi bannano e rimanete inculati e non c'è modo di sbannarvi, perciò veramente avrete un avete tre vermacarta, uno grosso che è il visore e due piccoli che sono i pad, perché non avete modo di riabilitarlo, se no magari facendolo abilitare da un altro vostro familiare. Perciò non lo so, per me il gioco non ne vale la candela. Se volete un ottimo veramente visore VR per realtà virtuale, perché questo è veramente buono. Se quel primo, ci sono ancora dei compromessi, qui e là, però se nel primo i compromessi erano tanti, in questo sono molti di meno, ed è tanta roba. Però dovete credere, vendere un pochettino la vostra anima a Facebook. Che se è una cosa che non volete fare, può essere un altro di coglioni. Ma quasi sempre 9 valgono? Sto cazzo di pesce mandarino. Ok, usciamo da qui. Torniamo alla lobby. Magari posso comprare qualche cosa nuova. Vediamo un altro messaggino se c'è. Il mio visore della Play è lì che prende polvere. Allora, ti dico. E adesso come adesso qui la buona potrebbero scrivere, guarda che bella che piscina che c'è in casa, che piscina, che pure non è una piscina, è un acquario, guarda che acquario che c'è in casa, cioè penso di metterci le balene, cioè ma veramente qui posso farmi il mio personaggio, qui posso andare in giro tac tac, qui posso andare in giro a aprire la porta, non so chi venga qua, questo gioco è anche multiplayer, perciò magari vieni qua con i tuoi amici, ti siedi e stai con gli amici.
Mi posso sedere? Guarda che bello. Ah, che bella luna. No, dicevo che... Cos'è? Ah, posso vincere le coppine. Under the Moonlight, 300 crediti. Ah, vabbè, e crescono anche le coppe perché 200 mi cresce questa, 300 mi cresce questa. Figata. Non lo sapevo. Figo. Cosa volevo dire? Vediamo se posso comprare qualcosa. No, 10, minchia, 1000. Ok. Questo? Livello 6, livello 9. Sì, ma che pare, ma vendimene, che due coglioni. Queste sono cose che mi stanno sul cazzo. Il robot. Quello che c'è adesso mi va bene, regalo. Questo è quello che c'ho io. Ah, prendiamolo figo, per 50 prendiamolo figo, via. Tanto questo non lo posso prendere. Quella Madonna. Se voglio mettere due pietre, vado a prendere di fuori. Il pietro va. Non posso prendere quelli che sono fuori dalla porta? 3000? Non ho capito cos'è che è. Posso dormire nell'acquario? Non ho capito. Allora, questa è la mia camera da letto, ma non ci posso entrare, penso. Non so come funziona. Ok. Niente di arredamento. Barche? Cosa me ne faccio delle barche? Non lo so. Ce ne ho già due di fuori. Quante barche devo prendere? Fish. Ma per l'acquario? Ah, di quelli che ho tenuto. Ho capito. Vediamo un po' di pesci, dai. Li metto tutti quelli che ho preso. Ta. Oh, che bello! Ma che bello! Cazzo, li metto tutti. Tutti li metto. Faccio un che. Non so cosa è successo. Mi ho spinto senza guardare. Vai, vai, goldfish. Da, sì. Premi su premi. Guarda i premi che ho preso. Ci sono per mettere i pesci nell'acquario. Spettacolo. Ma che figata, gli mettiamo un bello squalo che ce li mangia tutti. Che figata! Cazzo, adesso voglio arredare l'acquario. Comunque, dicevo, anche io ai tempi, come si dice, non giocavo molto con il divisore della Play, che adesso ha tantissimi giochi ed alcuni giochi sono meravigliosi, ma non giocavo per due motivi. Primo perché il compromesso visivo era tanto. Il primo quest graficamente era più bello del dettaglio proprio di risoluzione, più bello rispetto al PlayStation VR, ma il PlayStation VR aveva più refresh rate migliore, però avevi quell'effetto acquario, vedi quell'effetto lì che vedevate il cielo in quel modo lì che proprio si muoveva e a me dava fastidio. Nei giochi al chiuso perfetto, nei giochi all'aperto come anche i giochi di automobile mi dava un fastidio della Madonna. Giochi 1, giochi 2, giochi 3 danno fastidio, i prezzi erano anche alti, sullo store della Play particolarmente alti, e mi ha fatto passare la voglia di giocarci. Poi ho riprovato il Quest, una realtà virtuale un pochettino fatta, cioè un pochettino, decisamente fatta meglio, e mi è ritornata la voglia di VR. Mi sono rinnamorato della VR, perché a me, personalmente, giocare così, vedere le mie mani, vedere le cose, andare in giro, è bello, mi piace da matti ragazzi, ma mi piace veramente tanto. Però su PlayStation mi aveva stancato, e forse anche perché il cavo che usava la Play è pesantissimo, ma proprio pesantissimo e mi dava fastidio. Qui sono contento che posso usarlo senza cavo, posso giocarlo sul computer senza cavo. Se voglio giocarlo con il cavo, ho un cavo che è molto più leggero di quello della Play e mi dà comunque fastidio. Però se posso gioco sempre con Virtual Desktop che è tutto a mente senza cavo,
E sia anche con i giochi di Steam, gioco giochi di macchine senza cavo, come potete vedere, ho attaccato una batteria dietro che mi dura 3 volte tanto. Questa cosa qui ne parlerò anche durante la recensione che farò nei prossimi giorni. Però sì, PlayStation VR ce l'ho in garage, ce l'ho ancora in garage, però non lo uso mai, non lo uso veramente mai perché, ripeto, i giochi costano di più e sono limitati. E, come si dice, sono limitati allo store. Siamo in Corea, siamo. Non possiamo andare dall'altra parte? Tutto Corea? Non posso andare nell'oceano? Voglio andare nell'oceano io. Porca troia. Vabbè, dai. Lake Chungju. Piove, non vogliamo dare una pioggia. Lake Gozam, River Han, vabbè, le stesse. Una notte e una. È giorno, vabbè. Andiamo nel Chung Chung Chung. Perciò. Per me, di giocare. Che bello! Devo togliere sto cazzo di roba. Voi lo vedete il... Già non vedo il bambino. Ehi, allora, non è più. Che bello sto posto. La definizione di gioco è meravigliosa. Guardate che è una foto, eh. È un'immagine, perché è normale che non sia rendito su niente. Ma è proprio bello sto posto, le nuvole lassù. Ah, un pochettino di foschia sopra l'acqua della temperatura con riflesso. Proprio bello. Mettiamo gli occhiali. Zac. Qui non c'è un pesce, di morti. Qui non pesco un cazzo, a parte quello. Verde vuol dire che fa anche gare. Questo, con quella cosa nuova potrei pescare di più. Vediamo. Perciò... E poi qua, in questo VR, Oculus in generale, ma anche gli altri migliori, con una definizione migliore, senza questo effetto... Come si dice, acquario, dirlo in un gioco di pesca fa ridere, però è vero, senza l'effetto acquario anche il motion sickness è decisamente di meno, decisamente molto di meno. Io fortunatamente non ne soffro in modo incredibile, c'è chi lo soffre, magari potrei fare anche una guida perché anch'io in qualche gioco l'ho sofferto. E anche giocando con l'Oculus in un paio di giochi l'ho sofferto, infatti gli ho dati indietro. Però prima di tutto, perché era un gioco del cazzo, chiaro. Pescione. Perché era un gioco del cazzo, più che altro, però ci sono dei modi per abbassare il motion sickness, per abituarti un po' più a questo gioco. Poi dipende sempre che livello hai. Però questa è quello che volevo parlare. Oggi volevo parlare un pochettino di Facebook, fare una pescatina nel frattempo. Più che altro volevo una scusa per testare lo streaming da Oculus. Non avevo mai streamato, l'altra volta non ci sono riuscito. Adesso ho provato un nuovo metodo e sembra tutto sommato funzionare bene. L'unica roba che devo adesso studiarmi, magari me lo studierò domani, un modo per appunto, quando faccio così, con la manina, vedere la chat, praticamente vedere la chat qui, vedere la chat così più comodo, perché adesso ad esempio mi state scrivendo, anzi mi state scrivendo, è sempre post che mi scrive, però allora te post dici prenderò allora io ti dico sai che scheda GPU che ho io, se te lo dico ridi.
perché si pensa, e qui mi incastro, via farò un video apposta, perché effettivamente stanno dando alla gente un sacco di false notizie. Sembra che per la VR serva chissà quale scheda grafica, chissà quale CPU, eccetera. Io sto usando come CPU un 4790K vecchio di 6 anni. Vecchio di 6 anni. Ho di RAM DDR3, neanche le 4, DDR3 a 1800 o 24 giga. E di GPU ho una 1080, neanche la 1080 Ti, la 1080. Questo è bello, è la Madonna. Questo me lo metterò la qua. Ho una 1080 e va perfetto, vedi? In questo momento qua, perfetto. Sto streamando, sto giocando, tutto in wireless, anche parte del wireless. Non è bisogno di una 360. Però la 360 è una buonissima scheda. Io, visto che comunque dopo vari anni mi piace giocare anche su PC a settaggi un pochettino alti e adesso inizio a limitarmi, voglio passare alla 3070. L'80 è troppo, non mi serve. Però voglio passare alla 3070. E magari, già che ci sono, visto che il mio computer è comunque vecchio di 6 anni, già che ci sono, se volete un dito nel naso, che mi pure. Già che ci sono, volevo prendere anche la CPU nuova e la scheda madre. Volevo passare alla 2700X AMD, perché così quando faccio le streamate, quando faccio le cose, il computer funziona un po' meglio, che adesso inizia a tossire, inizia a averla la CPU al 90%, inizia a essere un po' troppo, diciamo. Forse il persico coreano. Inizia a essere un pochettino troppo lo stress sulla CPU. Perciò la cambierei, passerei a AMD perché va meglio. Se io riuscivo a giocare va bene Intel, ma se vuoi fare anche altre cose AMD è il massimo. E passerei quella, però ripeto, non pensare che come per passare alla VR su PC hai bisogno di questi PC. Se vuoi prendere anche, se vuoi prendere l'Oculus e dici ho 800-900 euro e voglio prendere l'HP G2, voglio prendere l'HP G2, il Reverb G2, che adesso sarà il top dei top dei visori. Come scheda consigliata, come GPU consigliata, hanno la 1080, quella che ho io, non è che hanno più nuova. Poi se vuoi maxare tutto, è esattamente come nel PC. Se vuoi maxare tutto ti devi avere un computer potente, ma lo dovreste avere anche se lo volevi fare senza la VR. Questo segno ci hanno dato, non ho capito come funziona. Dovreste avere un computer potente anche sul PC normale, però non pensate che la VR chiede chissà che prestazioni, non ci fa niente. Potresti prenderlo già adesso non so che scheda c'ha il GPU, ma potresti già prenderlo adesso senza problemi, anche perché comunque sfrutta solo la GPU, non sfrutta la CPU. Ho visto che è scritto, ma non vedo che cazzo è scritto. Bam. Release. Non pare scritto. Ah, 3080, scusa. Pensavo che avevi scritto 3060. Scusa. Oh, 3070 o 3080, figa. No, a 60 la volevo prendere anch'io. No, ma prima una cosa che avevi, la 1050, no, la 1050 non ci fa un cazzo. Se forse è la Ti, forse qualcosa, ma sì, se vuoi fare la VR almeno dovresti avere la 1080. Così in quel caso ti consiglio anch'io di prendere la 3070 o 3080, dipende cosa ti serve. E io prendo il 2700X dell'AMD solamente
per gli 8 core, se no mi andrebbe bene anche il 2006, ma preferisco gli 8 core ai 6. Questa è solo cosa mia. Per fare più roba, per avere una sicurezza più. Perché io voglio cambiare le robe del PC ogni 6-7 anni. Perciò, e non è che ho pretese, chissà chi pretese, perciò voglio una cosa. Minchia! Ha preso il volo. Perciò non è che ho chissà che pretese, perciò preferisco avere gli 8 core, che so che per $100 in più, che so che mi durerà di più. Però sì, non ho entrato troppo sulle pretese delle VR, che molti dicono, sparano, che serve computer della Madonna, computer high-end, ma i computer high-end che servivano qualche anno fa, adesso come adesso onestamente non so, sembra grosso e onestamente non servono più. Dai punto. Dov'è? Oh, stacco che voglio riposarmi con la notte. Per me è notte fonda, voglio vedere la mia Inter. La pescatina l'ho fatta, pensavo che. Ho detto, pensavo che te fosse grande. Non lo tengo tutto per i soldi. Ma era lui? Ah, si è attaccato con l'altro. Provi e basta, nessuno che cazzo. Devo fare un bottone per tornare direttamente alla. Guardate con questa batteria, ho iniziato. Con questa batteria ovviamente si scarica un pochettino il VR anche mentre giochi. Però ho iniziato che ero al 79%, perché prima spingettavo qualcosa. Sto giocando da quasi un'oretta, forse un po' meno, e ho perso un 4%. Ottimo. Ottimo. E questo gioco è anche multiplayer, se lo potete giocare anche con la resta della gente. No. E fare le chiacchiere. Andiamo a mettere due pesci nell'acquario, quelli che ho messo. Potrei anche giocare da Empyrean. No, come si faceva già? Come li mettevi i pesci nell'acquario? Mi sono dimenticato! Come cazzo li mettevi i pesci nell'acquario? Minchia! Aspetta, sono su un muretto? Aspetta. Come si... Forse... Da lì? Non mi ricordo più. Ah, qui, fish. Ta 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 ta. Minchia, ogni volta che compare il messaggio non lo leggo mai. Vaffanculo. Rincoglionito. Abbiamo. E va bene così, ragazzuoli. Altre domande? Via. Ciao ragazzuoli, grazie della compagnia. Il test ha funzionato benissimo. Ah, ditemi una cosa, prima che ti stacchi. Come si sente l'audio? Si sente bene? Perché adesso comprerò. Adesso me lo tengo un attimino così che vi parlo direttamente di persona. Faccio così, guarda che mago che sono, che fenomeno ormai. Twitcher, sono proprio un Twitcher famosissimo, importantissimo. Comprerò, perché adesso sto giocando, cioè, il microfono è qua, perciò è un pochettino come quando sono in scrivania davanti al PC seduto, perché tanto quel gioco lì tranquillo. Però quando farò streamate di altri giochi starò là in mezzo, perciò sarò più lontano da questo, la mia voce non sarà così chiara. E ho già preso a qualche spiccio, quasi un cazzo, un microfono wireless che appiccicherò qui e che mi verrà davanti la faccia per trasmettere il mio audio computer, la mia voce, perché voi sentirete comunque il gioco tramite streaming, ma la mia voce sarà troppo lontana da questa. Non so perché non mi si abilita
Non mi funziona il microfono. Non posso usare il microfono di sto cazzo di roba qui. Non so perché non lo posso usare. C'è il microfono, ma non lo posso usare. Forse si abilita solamente quando chatto con la gente dentro il gioco, ma non per streamare. Non lo so. Però sì, volevo sapere se in questo momento si sentiva bene. Ok, ragazzi. Non è che sono così esperto in Twitch io e in ste cose. Vi saluto. Grazie, grazie tantissimo, ragazzuoli. Beh, ho detto un'ora che giocavo, 45 minuti, un po' meno. Via, ciao, grazie mille, adios, adios.